Dai, Graziella, tutto a te. Ciao a tutti, grazie per l'invito e per la partecipazione. Dunque, necessità di cambiamento di stile di vita per tutelare l'ambiente, il patrimonio storico e rendere più vivibili le città. Cerchiamo di sognare. E direi che in questo ultimo periodo, post-Covid, la parola pandemia è stata quella più pronunciata e ascoltata da tutti. A seguire non si parla d'altro che di riscaldamento globale, di transizione ecologica, rivoluzione verde, però di fatto la nostra vita ha ripreso il trend ante-Covid e salvo pochissimi cambiamenti ci stiamo proprio avviando in maniera più o meno consapevole verso un suicidio collettivo. Le soluzioni che ci vengono proposte da chi ci governa per questi problemi che sono materiali, ma sono anche soprattutto esistenziali, e non sono adatte alla situazione, nel senso che ci propongono per lo più la realizzazione di grandi opere che non solo non risolvono il problema, lo spostano solamente un pochettino più avanti, non ne prevengono dei nuovi. E possono essere anche oggetto di tangenti che spesse volte hanno compromesso la qualità dell'opera e i tempi di realizzazione, i costi sono ulteriormente dilatati. E io penso che ci dobbiamo togliere dalla testa che la tecnologia risolverà l'insostenibilità, perché non è così. Intanto per poter portare avanti un cambiamento epocale avremo bisogno di una buona partecipazione. E è un termine che i nostri politici, a cui non hanno dato una giusta interpretazione e quindi lo usano. Il rischio concreto è che si aggiungano opere inutili e dannose per sanare questa situazione, anziché investire in ospedali, in sanità, in formazione, in cultura, aumentiamo le spese militari. E quindi questo è la realtà, è quello che è un dato di fatto, non è un'opinione. E quindi io penso che alla luce di questo dobbiamo proprio essere noi, con i nostri cambiamenti, con le nostre scelte, a modificare gli stili di vita per questo noi dobbiamo innanzitutto il cambiamento, lo dobbiamo attuare al nostro interno, dobbiamo rivedere le nostre ambizioni, il desiderio di soddisfazione dell'ego e per passare dall'ambizione dell'avere alla consapevolezza dell'essere. Noi dobbiamo cercare di trasformare i problemi economici, sociali e ambientali che ci affliggono in risorse e farli diventare anche modelli, perché sono opportunità, potrebbero essere opportunità, come a mio avviso tante altre cose che ci hanno toccato, che non abbiamo saputo raccogliere. Dovremmo uscire dalla logica neoliberista. E con le nostre scelte, essere noi con le nostre scelte dal basso a indirizzare il mercato. Innanzitutto dobbiamo avere come punto di riferimento che è la natura dei diritti. La nostra legislazione cerca di coordinare il rapporto fra uomo e natura, però l'uomo è un predatore. E quindi i contributi che ci vengono chiesti da pagare sono piccoli oneri di organizzazione, alberelli da mettere qua e là, però non viene tenuta in giusta considerazione il diritto della natura. E noi dovremmo smettere di pensare al consumo del suolo, al poco consumo del suolo limitato. Noi dobbiamo proprio pensare a un'urbanistica, un'urbanizzazione senza consumo del suolo, privilegiando il recupero e là dove è possibile, perché no, anche il diradamento.
La transizione ecologica non si fa dando soldi al peggiore turismo e insieme finanziando quello sostenibile, tra cui il turismo lento. Si fa scegliendo solamente la sostenibilità e la lentezza e sgonfiando il turismo di massa così impattante. Questo è un esempio. Le occasioni, la cultura ci dovrebbe permettere di esaltare la diversità, dobbiamo contrastare il fenomeno della gentrificazione delle nostre città che sta dilagando i nostri più importanti centri storici, dobbiamo considerare i monumenti patrimonio culturale del popolo, della città e non una macchina di soldi. E bisognerebbe dare continuità del concetto piazza chiesa museo. E presso le nostre periferie dovremmo ampliare le zone pedonali e promuovere percorsi, ridare dignità alla piazza e creare dei centri di aggregazione e di incontro proprio per i residenti. Da una recente indagine della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro emerge che dopo la pandemia gli italiani hanno voglia di cambiamento, a partire dal lavoro che deve essere più compatibile con le esigenze della vita personale e più appagante sia sotto profilo economico che professionale. Il 55% delle persone occupate sono insoddisfatte e desidererebbero un altro lavoro, il 15% invece sta già cercando una nuova occupazione. I salari bassi e la scarsa possibilità di crescita professionale sono proprio alla base di questa scontentezza, però anche il desiderio di poter armonizzare meglio il lavoro con la propria vita personale. L'utilizzo dello smart working in questo periodo qua è stata promossa a pieni voti dal più dell'82% dei lavoratori agili. Seppur all'inizio di questo esperimento nei confronti delle nuove tecnologie, c'è da dire che poi c'è stato un ampio recupero e che i lavoratori adesso preferiscono più essere giudicati dagli obiettivi che raggiungono piuttosto che dall'orario di lavoro e desiderano svolgerlo in piena autonomia. Però, a mio avviso, questa volontà di cambiamento sviluppa anche la tendenza a opportunità di sommerso, in quanto le persone si sono inventate nuove tipologie di lavoro. Forse è stata la pandemia, è stato però diciamo che ci sono stati degli atteggiamenti creativi da parte dei lavoratori e chiaramente questo non è una cosa positiva. Se va benissimo la libera iniziativa, però chiaramente in maniera regolare. Un altro fenomeno che ho evidenziato è che riguardando l'orario di lavoro, che sarebbe auspicabile che venisse ridotto, la maggior parte dei lavoratori desiderano la riduzione dell'orario di lavoro per soddisfare le proprie esigenze, non in maniera solidaristica come poteva essere negli anni scorsi. Lavoriamo un po' meno. Si nota che c'è un atteggiamento più individualista rispetto al passato. In questo contesto sarebbe auspicabile promuovere il lavoro di prossimità, che è un'esperienza che mi sembra il Comune di Milano abbia già adottato, e anche l'eliminazione delle chiusure estive proprio per permettere maggiore flessibilità delle ferie durante l'anno. E questo anche per una ricaduta positiva sulla mobilità
Diciamo che lo smart working dovrebbe essere regolamentato perché possa veramente essere un'opportunità anche per migliorare la qualità della vita dei lavoratori, dei datori di lavoro, ma della comunità tutta, anche in termini di mobilità. La mobilità sostenibile che non penso che si possa attuare mettendo un po' più di biciclette, piste ciclabili disegnate per terra. Bisogna aumentare le piste ciclabili, le biciclette, fare un TPL molto efficiente. E ridurre la possibilità delle auto di circolare indisturbate per la città. Il pedone deve diventare protagonista in questo cambiamento e gli disabili, pedoni e ciclisti, che sono la fascia più debole dell'utenza della strada, devono essere particolarmente tutelati e bisogna dare loro maggiore dignità di quanto non abbiano adesso. Per quanto riguarda l'alta velocità, è massacrante per l'ambiente, non affronta e non risolve il problema del pendolarismo, che è un problema socioambientale molto importante, e pertanto bisognerebbe prima dare attenzione a questi tipi di problematiche e dopo ragionare sulla fattibilità di realizzazione di alta velocità oppure di ogni tipo di tangenziale. Sarebbe opportuno modificare i consumi, ci stanno riempiendo di centri commerciali che sono causa di mobilità molto spinta, in quanto chiaramente con la politica del paga 2, compra 3, la gente deve andare a comprare per forza di cose nelle auto, con l'auto e bisognerebbe ricorrere e dare più dignità ai negozi di quartiere. E dovremmo smettere di considerare gli animali come oggetto di commercio, sotto tutti i punti di vista, sia alimentare che di compagnia. Dovremmo cominciare a ragionare e imparare a promuovere delle azioni dal basso per la cura degli spazi e del verde. In giro esistono movimenti, adesso mi viene in mente il DEPAV, che sono movimenti di comunità di cittadini che propongono azioni dal basso per la depavimentazione e la rinaturalizzazione delle città. Si propongono come organizzazioni indipendenti e danno come esempio di azione l'esempio proprio. È attivo in diverse città del mondo regolamentato anche in Italia dal decreto legislativo 152 del 2006 come riferimento normativo, e c'è una realtà a Ferrara, mi sembra, di questo tipo. Poi non scarterei piccole azioni di disobbedienza come la guerriglia gardening, che adesso a Genova sta prendendo campo. Insomma, ci hanno tagliato il fico, il vico del fico, noi ce lo ripiantiamo. E poi ricordo anche l'esperienza a Genova delle mille alberi sul Monte Moro, che si è conclusa il 13 di settembre del 2020, in cui è stato piantato l'ultimo albero dei 2000 previsti, e è stato anche oggetto di un documentario. Pensando a questi, che sono dei piccoli esempi, ma ce ne sono tantissimi altri nel quotidiano che potrebbero cambiare le scelte, cerco di trasferirli un attimo nella nostra città. Genova è una città che è ricca di verde e di ville, cioè fino alla metà del Novecento era una città ricca di verde, di ville, che poi negli anni del boom economico, a causa di un sfruttamento del suolo e di un'urbanizzazione selvaggia
sono stato notevolmente ridotto e continuo ad essere una piccola testimonianza, davvero una piccola testimonianza nel Levante cittadino. È stata vittima di scelte scellerate sotto il profilo urbanistico, di consumo del suolo e anche dei trasporti e della gestione del verde, della devastazione del verde. Ci sono dei quartieri che si sono minimamente salvati, anche se adesso sono oggetto comunque di scelte, penso al porticciolo di Nervi, alla scelta di ubicare la loro flora nei parchi, alla realizzazione di supermercati a gogo. Sono tutte opere che chiaramente vanno a pesare gravemente sulla qualità della vita dei cittadini. Seppure sulla carta la porzione di verde sembra rilevante, c'è da dire che la maggior parte del verde della nostra città è dovuto al clima che ci circondano e quindi all'interno del tessuto urbano sono veramente poche le aree che la gente nel quotidiano può utilizzare, per lo più mantenuti a parcheggi. La Genova, la zona 10, penso che non esista, la zona 20 e la zona 30 sono veramente da contarsi sulle dita delle mani. E la città storica rischia di diventare la città dei ricchi e dei turisti, dei gruppi. Attualmente Genova ha avuto una rete tranviaria importante che è stata dismessa per lasciare posto a un TPL che è stato realizzato per consentire l'uso proprio sfrenato delle macchine. Però qua a Genova, che inizialmente era suddivisa in 24-25 quartieri, che poi fino ad arrivare alla data, ai tempi attuali, a 9 municipi, però a me piace ragionare ancora pensando ai vecchi quartieri, è suddivisa in questi quartieri che hanno delle grosse diversità tra di loro, perché sia sotto il profilo climatico che ambientale che sociale sono diversi. Però ognuno ha potrebbe avere la sua piccola zona pedonale in quanto al suo centro storico, le piazze di riferimento, ci sono abbazie, chiese belle e testimonianze proprio della bellezza dell'antica Genova, ville vecchie. E certe sono state recuperate, certe sono nello stato più completo abbandonata. Penso che sì, i quartieri genovesi ben si presterebbero a far avviare una sperimentazione per i quartieri, per gli ecoquartieri, pensando o come un progetto, un quartiere pilota, oppure realizzando attraverso il recupero di aree da recuperare, realizzando dei progetti mirati. L'ecoquartiere, che no altro non è che una smart city in misura ridotta, è proprio un'occasione per sperimentare delle nuove strategie, dei modelli urbani per rendere la vita del cittadino più sostenibile, più vivibile. Anzi, negli ultimi anni, proprio per quanto riguarda la realizzazione delle smart city, si pensa più al benessere delle persone che non all'efficienza tecnologica. In primo piano viene messa il benessere delle persone. Chiaramente per realizzarli la premessa fondamentale è una vera partecipazione.
è un processo importante perché coinvolge tutta la città. I punti fondamentali per la realizzazione di questi quartieri, no, li cito in ordine di importanza, dico così, riattivare il concetto di continuità tra chiesa, piazza, museo, intorno ai quali dovrebbero nascere centri di aggregazione, l'esaltazione delle diversità, considerare il patrimonio culturale come un patrimonio della città, del popolo, un TPL efficiente e coordinato con le varie zone pedonali e con la zona 20, zona 30 e ridare più dignità alla fascia più debole dell'utenza stradale, realizzare servizi a persona facilmente raggiungibili, la realizzazione del biogas da rifiuti, edifici intelligenti attraverso il censimento degli spazi e degli edifici dismessi, privilegiando il recupero ed evitando il consumo di suolo. La gestione delle aree verdi anche con verde povero e ricorrendo anche all'affido di aree, la realizzazione di energie rinnovabili, le telecomunicazioni digitali. Rendere fattivo e integrato il pedibus e il bicibus, percorsi sicuri, casa lavoro e casa scuola. Sistemi efficienti, informatici per l'efficienza energetica, il car e bike sharing, dei corridoi ecologici. Genova, i quartieri genovesi sono pieni di cruse, che molte sono lasciate in disuso, ma se venissero opportunamente ripristinate, recuperate, potrebbero fungere veramente da corridoio ecologico, come collegamento pedonale tra i vari quartieri e potrebbero anche essere utilizzati sia per una viabilità lenta, ma anche così come percorsi turistici. La costituzione di comunità energetica con penso anche a uno sportello di energia a supporto delle piccole realtà. Grazie. Una realizzazione di smart Marcella, building, che scusami, sono ogni tanto ti blocchi, dei prova a chiudere il video, perché sei bloccata e abbiamo perso l'ultima parte. Prova a chiudere il video e vedere se migliora. Grazie. Ecco, va meglio? Sì, senz'altro. Va meglio? Sì. Da dove mi avete perso? Quest'ultima parte proprio. I punti fondamentali per la partecipazione, per la realizzazione dello Parlavi della comunità. sportello di emergenza. Sì, aspetta. Sì, la costituzione di comunità energetiche Esatto, parlavi delle comunità energetiche, sì. con uno sportello energia di supporto alle piccole realtà che potrebbero aiutarle a realizzare questa comunità. Poi la promozione del co-housing e co-working urbano-agricolo. E la realizzazione di smart building, che sono strutture, sono edifici altamente tecnologici che dovrebbero dare la possibilità di incontro anche a tutti coloro che magari non praticano lo smart working e non possono praticarlo da casa. Mi viene da pensare quando durante la pandemia tutti lavoravano smart working, i ragazzi in bed. Io penso che chi abitava in abitazioni piccole si trovasse in difficoltà a svolgere questo tipo di lavoro in maniera così. E poi anche un minor consumo idrico e un'attenta gestione dell'acqua e anche con la gestione dell'acqua piovana, il riciclo dell'acqua piovana. Si potrebbe pensare appunto di
di utilizzare un quartiere come quartiere pilota. Io mi ricordo che Andrea Bignone, qualche anno fa, lui abitava e conosceva bene San Pier d'Arena, aveva fatto un progetto proprio per quel quartiere per una mobilità sostenibile. E quindi ci sono, nel mondo ci sono vari esempi di ecoquartieri, no? Appunto, che sono stati realizzati o nuovi, come non so, a sud di Friburgo, oppure sono stati utilizzati degli spazi o recuperati degli edifici. A Parigi, ad esempio, la vecchia stazione Batignolles, c'era un grosso edificio delle ferrovie e è stato interamente riprogettato, era stato oggetto di un progetto di rigenerazione urbana che ha portato proprio alla nascita dell'ecoquartiere, che tra l'altro avrebbe dovuto essere utilizzato per le Olimpiadi del 2012, poi sono state trasferite a Londra e non sono fatto niente. Però il quartiere esiste e tra l'altro all'interno è stato realizzato un polmone verde di 10 ettari con serbatoio per la raccolta e l'utilizzo dell'acqua piovana. Gli edifici sono tutti progettati per garantire il massimo risparmio energetico, hanno tetti verdi e sistemi per l'utilizzo dell'energia rinnovabile, un'esperienza molto valida. E sempre a Parigi, nella vecchia ferrovia della Bastiglia, che dal 1859 ha collegato il quartiere della Bastiglia con la zona est di Parigi. E sono 5-6 chilometri di ponte. Io mi ci sono trovata per caso e veramente mi ha affascinato perché sotto hanno realizzato tante boutique, tanti negozi per di artigianato e sopra hanno realizzato piazze, percorse ciclabili. Io ero a Parigi, ho seguito un po' di vista, mi ci sono trovata sopra. Altre esperienze di questo genere a Friburgo, a Londra, l'hanno realizzato appunto a Londra, addirittura è stato uno dei primi esempi di ecoquartieri dell'inizio del 2000. È un quartiere a zero emissioni. L'intero quartiere è composto da abitazioni ed attività commerciali e è stato realizzato con materiali naturali riciclati. A Roma c'è un'esperienza a Trento, il quartiere Le Albere di Trento, che è stato sviluppato secondo i principi degli ecoquartieri europei, ma non ha avuto molto successo. Invece l'ecoquartiere Montale, a sud di Modena, che mi sembra che sia stato completamente costruito nuovo. Anche con lo sviluppo sostenibile, hanno combinato l'architettura, la bioarchitettura, è stato un progetto abbastanza importante. Poi altri esempi sono il progetto Parco Plinio a Roma, che si estende per 4 ettari. Insomma, ci sono esperienze di questo genere in giro per l'Europa. E penso che Genova potrebbe candidarsi, secondo me la conformazione di Genova avrebbe proprio le caratteristiche per candidarsi a questo modello. Io per il momento avrei chiuso, poi se volete approfondiamo qualcosa.
Graziella, se vuoi riapri il video così le persone ti vedono. C'è la manciata di Pinuccia. Ok, allora se posso cerco di intervenire perché dopo ho paura che vada via la rete, quindi farei una riflessione, farei sostanzialmente una domanda appunto a Graziella di questo genere. Uno che effettivamente le do ragione sul fatto che l'anno 2022 è stato l'anno in cui si è prodotta, tra l'altro, è aumentata la CO2 in modo significativo. Purtroppo, diciamo, l'analisi fa cadere la responsabilità sull'aumento dei voli aerei. Però, siccome il nostro Infatti. obiettivo è ridurre la produzione di CO2, quindi questo è il dato di partenza che non è certo consolante, perché noi dovevamo ridurla in modo significativo. E allora diciamo, le mie osservazioni nascono da alcune tue considerazioni che condivido molto. In primis, quel costruire sul costruito, che io ricordo quando facemmo il piano anche del PAES di Genova, che poi l'ho rivisto anche nel documento che adesso è stato riprodotto, avevamo detto proprio questo principio fondamentale: basta consumo di suolo, quindi solo costruire sul costruito, e questo è un principio essenziale. E poi c'era invece un'altra tematica che secondo me è stata molto non sviluppata e non ha avuto prosecuzione, che era quello che dicevi un po' tu sugli stili di vita, perché noi facevamo una riflessione, ma io la facevo sia per Reggio che per Genova, che anche per Roma. Se 600.000 abitanti attraverso anche solo delle azioni piccole incominciassero ognuno a ridurre la produzione di CO2 in modo misurabile, come si fa con quelle belle app che ci sono anche sullo spreco alimentare, no? Cioè noi sappiamo dalle analisi che ogni anno ognuno di noi produce circa 5,5 tonnellate di CO2. E sono, cioè, 5.533 kg di anidride carbonica. Di questi, 2.033, cioè il 37%, vengono dai trasporti, il 33%, cioè 1.800 kg, vengono da alimentazione e rifiuti, 1.425% da riscaldamento e 300, cioè il 5%, da illuminazione e elettrodomestici. Quindi sarebbe molto interessante che si mettessero in campo, noi l'avevamo proposta, si chiamava, era un'app allora, quando ero a Genova, ma poi l'avevamo ripresa anche a Reggio, che era riduce la CO2, per cui se ognuno potesse ridurre, quantomeno, non dico di tutte le 5,5 tonnellate di CO2, ma almeno andando a incidere alla metà, si potrebbe ridurre ogni anno la produzione di CO2 di 300.000 tonnellate. E per Genova, ad esempio, visto gli abitanti di Genova, ma questo andrebbe fatto per ogni città. E questo, diciamo, che è un elemento fondamentale, perché quando diciamo siamo ancora in tempo, però secondo me dipende molto anche dagli stili di vita purtroppo nostri. E questo è il primo punto. E quindi chiedevo anche a te le tue valutazioni, perché comunque è chiaro che le politiche sono fondamentali, e almeno nel PAISC noi avevamo messo delle indicazioni che tu hai peraltro ripreso, molto importanti, sia sul verde che sul ruolo della città storica. Insomma, tutto quello che hai detto, lo sportello energia, c'era proprio un'azione del PAISC che prevedeva lo sportello energia, che poi è stato anche ripreso, insomma, cosa che peraltro abbiamo fatto a Reggio e anche in parte a Roma. E quindi la mia domanda è come, da un lato, se possiamo incidere a livello di stili di vita, e secondo me sì, con azioni misurabili, però dovremmo fare una grande promozione e informazione a tutti i cittadini.
e però ci darebbe anche la speranza di davvero di riuscire a incidere. Dall'altro c'è invece tutto il tema delle politiche, che è ovvio che se tu vuoi usare il mezzo pubblico ma non hai il mezzo pubblico fai fatica poi ad usarlo, se non hai le piste ciclabili, se non hai... Ecco, io ho visitato con la Maria Rosa, perché ci aveva portato lei a Friburgo, proprio nel quartiere, con molta attenzione, abbiamo parlato anche con l'architetto che l'aveva elaborato, insomma abbiamo approfondito molto con le persone che avevano elaborato questo progetto. Tra l'altro aveva avuto anche un collegamento con Genova, secondo me, questo progetto di Friburgo. Però era molto interessante, però lì ad esempio tutti quelli che abitavano nel cosiddetto quartiere senza auto, cioè non avevano l'auto, quindi scendevano di casa e avevano subito il mezzo lì davanti, avevano la raccolta differenziata per condomini. Anche in Svizzera ci sono di queste realtà, Sì, no, infatti no, ma adesso io ho visto quella lì, ma anche Modena l'ho vista, però quella lì mi sembrava la più, quelle che ho visto io, insomma, poi è chiaro ce ne sono delle altre, io non le ho viste, però mi sembrava molto compiuta, però è chiaro che è anche una scelta molto importante in questo caso, cioè tutti gli abitanti di quel quartiere lì proprio, non è che potevano dire comunque entro lo stesso con la macchina, no, lì proprio le macchine non le avevano perché hanno fatto proprio un quartiere senza auto. E quindi no, le mie domande erano su queste due, da un lato sulle politiche, dall'altro però anche sul contributo che potremmo dare noi con gli stili di vita, perché se no veramente a vedere i dati che aumenta la CO2 con tutto il lavoro che abbiamo fatto è veramente assolutamente scoraggiante proprio. No, ma indubbiamente, adesso mi parlavi dell'inquinamento degli aerei e quando si parla di turismo lento si pensa anche a quello, perché tra l'altro noi viviamo in un paese bellissimo, abbiamo la possibilità di scegliere tra il mare, il monte, la montagna, cioè abbiamo tutte le opzioni. E quindi, e tra l'altro considerare il viaggio il punto più importante della vacanza, secondo me è importante, perché ti avvicini lentamente alla meta che devi raggiungere e veramente riesci a... Ho visto proprio la differenza tra andare in auto, andare in bici o andare a piedi addirittura. Io sono proprio per il turismo lentissimo, a me piace vagare in questo modo. Quello è la scelta. E poi nel quotidiano, certamente, se ci rifilano supermercati che basta andare in Corso Italia a vedere la coda che c'è dietro la Selunga, ci sono, poi ti danno tutto, ti danno anche il ristorante, il bar, ci sono le persone che vanno lì per mangiare. Veramente a me dà una tristezza enorme pensare di andare a mangiare, ma io mi mangio un panino sulla spiaggia, c'è Corso Italia lì sotto, però è fondamentale, dobbiamo proprio essere noi a cambiare. Io non sono stata alla Fiumara ad esempio, ma non ne ho mai avuto sentito la necessità, non mi interessa. Chiaramente dovremmo cercare di incidere sulle persone affinché capissero che questi, non so, vai, leggi il giornale d'estate e all'Alto Latte di Serravalle ci sono c'è il piano bar. È un modo di concepire anche il tempo libero e lo svago che stride con quello che noi dovremmo fare, con quello di cui noi abbiamo bisogno. È un salto culturale da fare. Però io ripeto, se ti dicono di andare, se ti aprono un supermercato sotto casa e tu non ci vai, vai a comprare dal negozio che comunque è un presidio, che comunque è un rapporto più umano, voglio dire, chiaramente gli diamo meno popolarità. Sono scelte che fate dal singolo, non incidono, però se cominciamo a ragionare in questi termini, certo, magari può essere anche penalizzante sotto un certo punto di vista, però ti dà ben altro, ma poi dobbiamo, appunto ripeto, o andiamo verso un suicidio collettivo oppure
rinunciamo a tutto quello che possiamo rinunciare e cerchiamo di salvare quel poco che ci è rimasto. E tra l'altro, scusa Genova, avevamo fatto un progetto, adesso lo dico perché secondo me era molto bello, che era Genova città del trekking, con 7 percorsi di trekking urbano, che poi non so dopo che fine ha fatto, ma insomma i trekking c'erano, erano 7 percorsi, e quando li facemmo tutti, c'era veramente tanta gente iscritta, perché era veramente la promozione di un modo diverso di vivere la città, di, ecco, però il fatto è che queste cose andrebbero fatte in tutte le nostre città, insomma, e poi dovrebbero costituire questo turismo lento, sono d'accordissimo. Una prospettiva. Pensa che quando io vado in qualche capitale, io digito sempre trekking urbano a, e poi mi vado a cercare tutti i percorsi urbani, ma veramente non sono percorsi che tu trovi sulle guide. Però anzitutto è più rilassante farli, e poi effettivamente è anche più contatto con le persone, ci sono degli angoli che ti danno la possibilità di ammirare le città sotto un altro punto di vista. Ma quel libretto a cui fai riferimento credo di averlo, sai, ho qualcosa. Con Italo Clementi, con la rivista del trekking. Erano veramente 5 percorsi bellissimi, uno di quelli era sul ponte sifone del Geirato che facemmo tutto, insomma io li avevo fatti da anche acquedotto, esatto, l'acquedotto bellissimi tutti, sì. Proprio tra l'altro Se possibile vorrei dire qualcosa, anche perché poi temo che avendo un impegno con il Comitato di Bioetica, presto dovrò lasciarvi. Intanto volevo molto ringraziare Graziella per questo suo contributo pieno di suggestioni e di proposte. Quello che mi sentirei di cogliere, anche in vista del nostro festival di bioetica, perché in fondo non dimentichiamo che questi incontri sono nostro arricchimento, ma sono anche finalizzati ad una programmazione che ci vedrà impegnati tutti per il festival che quest'anno, come sapete, sarà dedicato alla bellezza. Quindi questa coniugazione tra l'estetica, l'etica, la sostenibilità. Io ho trovato molte proposte interessanti nel tuo discorso, a parte che mi sento di sottoscrivere in pieno il discorso della conversione ecologica, che è un discorso di Alex Langer, non dimentichiamolo, quindi proprio di colui che io ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere e che credo resti veramente come una presenza straordinariamente importante per il movimento ambientalista oggi più che mai. Quindi questa idea di conversione ecologica, che poi tra l'altro riprende Bergoglio in Laudato Si, io credo che questo ci debba accompagnare, non parlare di transizione ma parlare di conversione, perché proprio questo è un movimento che è un movimento dello spirito, che poi si traduce in stili di vita, è qualche cosa di interiore che noi dobbiamo compiere. Quindi questo mi sembra molto importante, quello che tu hai detto, perché è un'educazione diversa che noi dobbiamo tanto fare su di noi e poi, ecco, con le giovani generazioni. Posso dire che quest'anno la Conferenza Nazionale di Bioetica per le Scuole può essere importante in questo contesto, perché gli studenti delle scuole italiane sono chiamate a riflettere su un tema che è l'ingresso degli animali nella Costituzione. Quindi l'articolo 9, che come sapete si è arricchito di questo importante riconoscimento. Quindi gli animali, la tutela e il rispetto, ma contestualmente anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità, anche per le generazioni future. Quindi io credo che questo possa essere un segnale importante, che noi ci dobbiamo soprattutto, ecco, dedicare anche a questo dialogo con gli studenti, con le giovani generazioni. Quindi il momento dell'educazione è assolutamente fondamentale. L'altro spunto che volevo cogliere, poi naturalmente mi taccio, è quello che tu suggerivi legato a Genova. Io sarei molto contenta se noi riuscissimo a presentare uno o più progetti legati proprio al
Ad esempio, a questo ruolo che tu avevi accennato dell'ecoquartiere, ecco, come potremmo concretarlo? Ad esempio, io trovo che sia già stato fatto qualcosa di molto positivo, soprattutto tenendo conto delle difficoltà. Genova, come sapete, è tutta una città così che non è certo pianeggiante, però, ad esempio, quello che è stato fatto in Corso Italia, le piste ciclabili e tutta l'organizzazione, mi sembra che sia già qualche cosa a cui noi possiamo guardare con una certa soddisfazione, però naturalmente vorrei sapere la tua opinione. Mi sembra molto bello anche quello che ha detto Pinuccia a proposito Genova città del trekking, per riprenderlo eventualmente. Quindi direi di, per quanto mi riguarda, io mi muoverei su questi due piani. L'idea forza della conversione ecologica con tutto quello che comporta sul piano dei valori, che è ciò che poi definisce il senso del nostro impegno, e poi delle proposte legate alla città e alla valorizzazione anche, e tu l'hai detto molto bene, dei temi della bellezza, il recupero dei monumenti, il recupero della tradizione, quindi la rinaturalizzazione della città, che si accompagni insieme a questa valorizzazione del suo patrimonio. E quindi grazie, magari appunto vediamo se riusciamo a elaborare qualche progetto da presentare al festival che si terrà, come sapete, il 27 e 28 agosto. Grazie Luisella, ma mi sembra che tu all'inizio avessi fatto riferimento a un punto che tu non avresti sottoscritto. No, assolutamente. No, io avevo capito che ci fosse un punto che non ti sentivi di sottoscrivere. No, io ho detto anzi che il tema proprio bellissimo che tu hai citato della conversione ecologica è il tema forte, quello che mi dà, quello che dovrebbe tutti noi spingerci a elaborare di nuovo questo progetto. Citavo appunto Alex Langer perché credo che a lui dobbiamo questa espressione. E quindi Alex Langer è un nostro punto di riferimento, un punto di riferimento condiviso sia dell'Eco Istituto che dell'Istituto Italiano di Bioetica. Quindi il mio discorso si muoveva su due piani, diciamo, quello del valore, del recupero di questa straordinaria tradizione di pensiero, di valori, e poi ecco un progetto concreto che potevamo fare nostro e presentare al festival. È un progetto ambizioso. Io penso che all'interno di quest'istituto e anche del comitato di bioetica ci potrebbero essere le competenze per studiare anche solamente che un progetto, non dico di andare a cercare un quartiere dove fare il quartiere pilota perché sarebbe una cosa abbastanza complessa. Però anche mi viene in mente il mercato di Corso Sardegna, che è stata veramente un'occasione persa, perché era un'area grande. E per quanto riguarda Corso Italia, io dissento un po' dalle tue valutazioni, scusa. Perché sono state utilizzate delle risorse economiche molto importanti, poi alla fine per 2 chilometri di pista ciclabile che viene utilizzata a scopo ludico. Ecco, quindi mi sembra veramente uno spreco, tanto più che Corso Italia era stata riqualificata bene, sono state tolte completamente le piante più ad alto fusto, hanno messo delle piante, insomma è stata un'operazione che si poteva veramente, un'operazione di immagine, ecco, perché anche le stesse panchine che erano di marmo di Baveno sono state eliminate, non sono state recuperate. Insomma, è stato diciamolo questo, io vedi, sono contenta di aver sollevato il problema perché dico, tu mi stai dicendo cose a cui io non avevo, riflettuto, quindi mi sembra che sia importante. Sì, Corso Italia è stato proprio un progetto oggetto di molte contestazioni e proposte da parte delle associazioni ambientaliste che non sono state assolutamente recepite dall'amministrazione. La politica è questa: stanno arrivando i soldi, ci sono e li dobbiamo spendere. La cosa
che ti fa più tremare maggiormente, perché non c'è niente di peggio dei soldi spesi, e spendi male perché ci sono. Quindi non c'è oculatezza nello spendere e non c'è rispetto dell'ambiente che ti circonda. Purtroppo quello che sta succedendo a Genova, ci sono veramente delle proposte terrificanti in circolazione, quindi è un momento molto brutto per la nostra città. Siamo riuscite... Già denunciare questo è importante, identificare quelle che sono le proposte da non seguire, e questo è già... Sì, guarda, abbiamo fondato una rete di associazioni, qui hanno aderito ben 28 associazioni e comitati, ognuno nato sulla criticità di opere che vengono proposte. Quindi, e non siamo ascoltati dall'amministrazione. È un momento brutto, proprio brutto. Ma adesso non voglio uscire dal tema. No, grazie. Comunque, dato che noi adesso stiamo pensando di creare degli spazi etici che saranno spazi di discussione pubblica, ecco, questo potrebbe essere uno dei temi su cui noi saremo impegnati. Stiamo lavorando nelle scuole, ad esempio, quindi questo, le cose che tu interessante, sì. Importanti, proprio perché saranno argomento di dibattito, di proposte. Quindi molte grazie. Vi chiedo scusa, mi sentite? Sì. Sì, mi sentite? Sì. Vi chiedo se posso dire qualche parola. Bene, sono molto spiacente, vi chiedo scusa a tutti quanti, ma non posso dare un contributo positivo, purtroppo. Il problema è stato esaminato molto bene dal punto di vista degli effetti che si sono verificati nella nostra società, nel nostro paese ed anche negli altri, ma non è stato esaminato minimamente la causa di tutto questo, cioè quello che ha portato alla situazione che ha descritto la signora Graziella Gaggero. Non è stato esaminato. Penso di aver fatto un lavoro in passato che ha studiato queste ragioni. Queste ragioni sono profonde, sono culturali, sono l'organizzazione della nostra società. Ma ci sono delle ragioni ancora precedenti, e cioè sono delle ragioni biologiche. Essendo laureato in medicina, vedo tutti i problemi dal punto di vista biologico. La prima ragione di questa situazione, cioè il consumo di suolo, le case non ecologiche, la mancanza di piste ciclabili, la produzione di CO2, eccetera, eccetera, sono tutte basate sul tipo di società che abbiamo costruito, che è una società competitiva, competitiva al massimo. Quella che viene proposta direttamente o indirettamente da tutti voi, a quanto ho capito, è quella che tanto tempo fa ho chiamato la società fraterna, la società che non consuma suolo, che prende la bicicletta o prende l'autobus perché non è necessario prendere la macchina. Ma la ragione di tutto questo, la ragione prima, è, vi prego di tenervi forte, è genetica. I nostri geni hanno uno scopo primario, quello di esistere. Quello di esistere è anche lo scopo primario di tutto l'organismo formato dai geni. Per continuare ad esistere, questi geni sono competitivi. Tengono un atteggiamento che posso, semplificando le cose, descrivere così.
attaccano tutto quello che è diverso da loro e fuggono da tutto quello che è troppo forte per loro. Cioè aggrediscono il più debole e fuggono il più forte. Anche gli organismi fanno questo, anche le società fanno questo. Lo hanno fatto le tribù fra di loro, poi l'hanno fatto le nazioni, adesso lo fanno addirittura i continenti. Non c'è più una competizione fra l'Inghilterra e la Germania e la Francia, l'Italia e l'Austria, ma c'è fra la Cina, gli Stati Uniti, l'Europa, la Russia, il resto del mondo. Bene, in questa situazione il problema non è certamente quello della città di Genova. Il problema è globale. Il cambiamento dello stile di vita o è di tutti oppure non serve. Ho scritto un libro sull'argomento, non ancora pubblicato. In questo libro si evidenzia che se non si cambia alla radice non si può cambiare nulla. Concludo rapidamente. Purtroppo con queste premesse è difficile che possa dare un contributo positivo dando speranze, perché vedete, la Siberia è un territorio immenso in cui il terreno è gelato al di sotto dei primi centimetri, si trova il cosiddetto permafrost. L'aumento di temperatura che già è stato effettuato, cioè il suicidio climatico, l'ho chiamato così decenni fa, il suicidio climatico è già in atto. Il permafrost della Siberia si sta già scongelando, è già in parte scongelato. Libererà enormi quantità di CO2 e enormi quantità di metano, che è 30 volte più dannoso del CO2. Non si può ricongelarlo. Si potrebbe interrompere il processo, interrompendo naturalmente l'aumento delle temperature. Ebbene, questo è molto difficile da ottenere. Qualche anno fa, la classe politica italiana, che brilla per ignoranza assoluta, organizzò un convegno internazionale qui a Roma, in cui si parlò moltissimo di CO2. A un certo punto feci un intervento più o meno come quello di adesso e dissi: la FAO, che non è un organismo di cui si può pensare che sia allarmistico, ritiene che la quantità di CO2 che viene dall'agricoltura, dagli allevamenti, intensivi, sia fra il 18 e il 43% del totale. È evidente che se smettessimo con gli allevamenti intensivi avremmo immediatamente, da domani mattina o dal momento in cui smettiamo con gli allevamenti intensivi, un miglioramento della situazione molto più grande che se cessasse immediatamente il traffico dei pullman o degli aerei. Avremmo una dimezzazione della produzione di CO2 e di metano. Tutti quasi i componenti di quel convegno
risposero che la cosa non era possibile. Se dunque non è possibile ridurre la produzione immediatamente di CO2 e di metano, il permafrost continuerà a scongelarsi. La città di Genova, insieme con tutte le altre bellezze del paese, è sul punto di essere distrutta, sul punto di scomparire. Sarei molto felice se qualcuno di voi avesse dei dati che negano quello che io ho detto. Mi viene un dubbio, mi sentite ancora? Sentiamo. Sì, sentiamo, si sente bene. Bene, allora in questo caso mi dispiace di aver buttato dell'acqua gelata sul vostro fuoco. Sono spiacente, ma quello del permafrost è un fatto che non può essere negato. Quello della diminuzione della produzione di CO2, ben di più del 5%, che era quanto previsto dal protocollo di Kyoto, è un altro fatto che non può essere negato. Per dare un minimo di speranza, nel libro che ho scritto, scrivo che quello che bisogna cambiare è l'etica. Quello che bisogna cambiare per prima cosa è l'etica alimentare, perché questo darebbe immediatamente una riduzione enorme. Bisognerebbe passare tutti quanti da stasera e domani mattina all'alimentazione vegetariana. E credo che questo sia un progetto, come disse il generale De Gaulle, un po' troppo ambizioso. Vi cedo la parola. Grazie, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a te. C'è una mano alzata. Sì, forse la mia. Ma volevo dare una notizia proprio che ho sentito oggi. Cioè, l'Argentina c'è una grande crisi. Ora puoi accendere il video e presentare. Sono al buio, però, vabbè. Perché ti vediamo come iPhone. Sì, lo so, perché, ma sono al buio, quindi non so bene se mi vedrete. No, ma sono al buio, ora sapere. Ma sai come fare. Sì, sono Federico, non si vede il mio nome? No, si vede iPhone. Sono Federico Valerio, sì, scusate. Si riconosce la voce, si riconosce la voce. No, no, ma sono al buio e quindi, vabbè. No, però perché... Federico, ok. No, dicevo perché la notizia proprio di oggi è che in Argentina c'è una grande crisi degli allevatori, diciamo, di bestiame, che sono, vabbè, c'è anche una lotta politica connessa a questo, ma la cosa importante è che c'è una grande siccità dell'Argentina che sta riducendo drasticamente la produzione di soia. E quindi questa indirettamente meno soia vuol dire meno allevamenti. E di qui, come dire, una crisi anche sociale, economica, con crisi politiche anche molto pesanti. E dal fatto che appunto è probabile che la siccità si stia dando una mano per poter comunque perlomeno rinunciare alla carne perché non verrà prodotta. È un dato drammatico, se vogliamo, no? Perché è un altro segnale dei cambiamenti climatici di cui tutti pensano di strabattere, se ne stanno strabattendo gli amministratori, in particolare i nostri, che di fatto sono negazionisti. Insomma, si vede come stanno rispondendo alle scelte di poter migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni o della mobilità. Quindi, come dire, non sono molto ottimista, questi segnali ci sono e rischiano di essere sempre peggiori, e quello che diceva Graziella, che ovviamente condivido, rischia di essere, come dire, il sogno di pochi, perché poi il problema di fondo, anche tornando all'intervento di prima, ma quante sono le persone in Italia, o comunque nel mondo, disponibili a cambiare vita quando sono stati martellati nei loro cervelli per decenni, facendogli capire che solo se consumavano erano felici. La cosa continua a essere così.
quindi non sono per niente ottimista rispetto alle scelte. Detto questo, ovviamente vale la pena di continuare a dare, come dire, testimonianza che è possibile, come dire, un mondo diverso, come anche altri hanno altri detto. Quindi mi accodo al pessimismo precedente e vedremo cosa succederà. Lei ha confermato quello che io ho detto, ma aggiungo anche sempre nel libro che non si può uccidere la speranza. Che cosa sarebbe il mondo se non ci fossimo noi utopisti a sperare di poter cambiare qualcosa? Se andando in centro, in città, io incontrassi solo uomini e non vedessi mai né un gatto, né un cane, né un cavallo, né niente altro, né un uccello, probabilmente la vita se ne sarebbe impoverita, però ne sarà impoverita molto di più, perché come diceva Federico, mancherà l'acqua e quindi mancherà la soia. Mi viene in mente che 70-80 anni fa ho letto La buona terra della Perle Speck, in cui c'è un contadino cinese dei fine 800 a cui il figlio dice c'è una siccità e il contadino risponde se le piante moriranno di sete noi moriremo di fame. Ecco, la scelta è fra morire di sete o morire di fame. Mi dispiace di dare delle notizie così poco piacevoli, ma vedete, anche io ho dei figli e 5 nipoti. Che mondo gli lascio? Però, per conto mio, posso dire, io personalmente ci ho provato a cambiare qualcosa e sicuramente anche voi. Sì. Luisella, se ci sei, ti pregherei di fare da uomo della sedia, da chairman. Non compete a me questo, quindi io sono semplicemente una persona che partecipa, quindi ascolto. Scusate, posso dire due parole io, se non c'è nessun altro? Ma certamente. Allora, rispetto a quanto è stato detto, io credo che anche sulla base dello studio del tempo profondo che ha caratterizzato sviluppi importanti rispetto al tema della coevoluzione, le cose siano molto più complesse. E cioè, noi credo che non possiamo... dobbiamo ragionare sul fatto che al di là degli aspetti genetici ed insieme a questi noi abbiamo una caratterizzazione specie specifica che ci ha portato a prendere storicamente anche delle decisioni che parevano controintuitive rispetto a quelle che ci deriverebbero direttamente da, per esempio, l'istinto di sopravvivenza. Adesso il discorso sarebbe molto lungo, ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che molte delle decisioni etiche che abbiamo preso nel tempo, proprio come specie, se vogliamo vederla da questo punto di vista, potrebbero apparire controintuitive rispetto appunto al comportamento che dovremmo tenere immediatamente. Per cui questo è uno spazio assolutamente importante che più ampiamente possiamo definire spazio culturale, che ci consente anche di fare i ragionamenti che abbiamo fatto su, anche oggi sulle questioni che abbiamo di fronte. E quindi credo che la dimensione etica, che pur è stata richiamata, oggi abbia una particolare rilevanza proprio per comprendere anche come ci dovremmo comportare rispetto appunto alle situazioni nelle quali ci troviamo. Le descrizioni che noi possiamo fare, i dati di fatto che possiamo avere, eccetera, sono sicuramente rilevanti, confermano una cosa che dico spesso io, e cioè una tendenza
catastrofica della nostra specie, però adesso che lo sappiamo molto di più di quanto non lo sapessimo anni fa, abbiamo anche gli strumenti per poter lavorare su questo. E quindi io credo che fra ciò che è e ciò che dovrebbe essere c'è il nostro impegno, quello che possiamo fare. E anche se il nostro impegno è un impegno individuale, noi sappiamo che gli impegni individuali fanno effetto domino. E sappiamo anche, come diceva John Stuart Mill, che all'inizio certi movimenti importanti sono quasi irrisi e poi invece diventano importanti e diventano diciamo patrimonio comune. Le cose che noi stiamo dicendo oggi possono costituire un aspetto interessante e anche le diciamo, iniziative che venivano proposte nella relazione introduttiva sono comunque importanti da tenere presente, perché qualsiasi cosa noi facciamo che vale in un certo senso non è soltanto una testimonianza, è anche quello, perché le testimonianze sono importanti, ma è un qualche cosa, un contributo che noi apportiamo per modificare una situazione di fatto. Quindi la dimensione etica in questo momento sta nel poter fare, cioè noi dobbiamo pensare che possiamo fare delle cose e quindi fra ciò che è e ciò che dovrebbe c'è effettivamente il nostro poter fare. Questo è un punto che mi sentivo di dire rispetto ai discorsi che sono stati fatti in precedenza. Più specificamente sulla relazione, io metterei in evidenza due punti. Uno è, e che si collega anche in parte con quello che dicevo adesso, il tema dei processi decisionali, e cioè si diceva le scelte dovrebbero essere scelte dal basso, solo che dire scelte dal basso è dire qualcosa che, detto così, rischia di, lo diciamo tutti, cioè lo si dice in molti. Il problema è quello di individuare attraverso quali istituzioni e quali forme di costruzione della decisione si possa attuare tutto questo. E allora, per esempio, possiamo pensare a sviluppare forme di partnership sociale, possiamo pensare a strumenti come ad esempio i bilanci partecipativi. Ecco, tutti questi aspetti contribuiscono a fare in modo che la scelta dal basso, cosiddetta, non rimanga, diciamo, una petizione di principio, ma possa essere proposta e anche agita. Naturalmente, per fare questo bisogna generare delle reti di relazioni che ci consentano di operare in questo senso. L'idea di partnership sociale territoriale credo che possa essere un qualche cosa di interessante che si connette proprio con questo tipo di visione. Ultimissima cosa, per non essere troppo lungo, le questioni che venivano poste nella relazione, quindi un certo modo di intendere il turismo, i tempi, eccetera, si connettono con un comparto economico importantissimo, perché molto spesso l'economia viene invocata e anche chiamata come, diciamo, nella visione tradizionale, come responsabile di certi deterioramenti, di certe situazioni che viviamo. Nel nostro paese abbiamo un comparto che va sotto il, può andare sotto il titolo, è un titolo che si sta imponendo, ma che soprattutto in previsione del nostro festival può essere molto interessante, di economia della bellezza. Ecco, dentro l'economia della bellezza entra anche il modo con il quale noi viviamo la bellezza e quindi le modalità attraverso le quali ci rapportiamo con la bellezza, generiamo ambienti e ci ricordiamo che la bellezza del nostro ambiente non è soltanto una bellezza naturale, ma una bellezza naturale antropizzata. E quindi i grandi luoghi di bellezza che noi abbiamo hanno questa caratterizzazione. Insieme a questo si apre sul piano della bellezza anche tutto il problema dell'industria del wellness, che evidentemente sta subendo un processo di revisione, si sta anche qui ragionando in termini etici sulla wellness economy, e la wellness non è più vista come la essenzialmente l'economia delle terme, eccetera, eccetera, ma in maniera molto più ampia come un qualcosa che può essere inteso come una specificazione dell'idea di well-being, un'idea che ci richiama appunto a mettere in gioco quelli che sono i temi della qualità della nostra vita, del nostro modo di essere nella realtà, del nostro modo di rapportarci con gli altri e appunto del nostro modo attraverso il quale noi esplicitiamo, appunto, come direbbe Sen, ma anche la Nussbaum, le nostre capacità.
Ecco, credo che questi siano temi che possano essere importanti da tenere presente per il festival che andiamo organizzando, e con questo concludo il mio piccolo contributo, sperando di aver dato qualche elemento ulteriore di riflessione, perché appunto in maniera non volontaristica ma in maniera razionale però si pensi appunto che ogni piccola cosa che noi facciamo è comunque importante. Gli allevamenti intensivi, per esempio, non possiamo pensare che vadano via da oggi al domani, ma il lavoro che mette in discussione questi allevamenti deve sapere che dobbiamo, se vogliamo fare una proposta seria, determinare alternative che siano economicamente valide rispetto a, diciamo, a queste dimensioni. Questo vale anche a livello industriale, lo sappiamo, no? Dobbiamo uscire fuori dall'alternativa, o si muore di cancro, o si muore, vabbè, di altre cose, oppure si vive, diciamo, in un ambiente o si perde il lavoro. Ecco quello che è successo a Taranto. Questo dobbiamo evitarlo, e per quanto riguarda l'industria e per quanto riguarda gli allevamenti. Grazie Andrea. E allora a questo punto noi dovremo pensare, come dicevo prima, a una nuova dimensione dell'economia, a quell'economia della bellezza e del benessere della quale vi parlavo precedentemente. Spero di essere stato abbastanza chiaro e di aver portato, insomma, questo piccolo contributo, e vi ringrazio. Giustissimo tutto quello che ha detto, specialmente il richiamo all'impegno individuale e il richiamo all'etica. Quello che deve essere cambiato è per prima cosa l'etica. Perché se si va a ripensare ai periodi più lontani da noi, al preominide, all'australopiteco, che cos'era l'etica allora? Era l'insieme dei comportamenti che permettono la sopravvivenza del gruppo. Dobbiamo cambiare. Mi scuso però, per gli studi che sono stati fatti sul tempo profondo, però si è scoperto che Homo sapiens, oltre a essere catastrofico, ha avuto un'arma vincente, cioè la capacità di costruire relazioni sociali e insieme a queste linguistiche, che altri gruppi umani, lasciamo perdere gli australopitechi che erano troppo lontani, ma per esempio i Neanderthal che hanno convissuto, purtroppo per loro non avevano. E pur avendo, per esempio, come Neanderthal, grande capacità anche di ragionamento simbolico, a quanto pare dagli studi recenti. Quindi, senza andare agli australopitechi, che sono troppo lontani da noi, rendiamoci conto che l'elemento sociale, la costruzione di processi culturali, che non è fra l'altro presente soltanto fra gli umani, ma per esempio fra i bonobi ci sono degli usi e costumi, come ci dicono adesso gli etologi quando gli studi sui bonobi, ci dicono che la dimensione della lotta per la sopravvivenza, la dimensione genetica, eccetera, ha anche, si interrela in maniera complessa con questi fattori. E questi fattori comunque sono assolutamente rilevanti, perché qualificano e caratterizzano i nostri processi, che non sono solo evolutivi, sono coevolutivi e di generazione dell'ambiente insieme a tutti gli altri elementi che questo ambiente compongono. Anche quello che ha detto adesso è perfettamente giusto. Se posso rispondere con pochissime parole, dirò che il problema è unicamente quello della velocità con cui faremo quello che è un problema di velocità. Il permafrost si scongela più rapidamente di quanto noi abbiamo. Grazie. Questo è un altro problema, e attiene anche alla nostra competenza etica, anche capacità, diciamo così, di gestione, di decisione politica, a partire anche da quelle che sono le esperienze, le esigenze che vengono poste, e lì il discorso diventa grandissimo, perché bisognerebbe parlare di nuove istituzioni a livello internazionale, perché quelle che ci sono sono deficitarie sotto questo problema. E però è una prospettiva che è aperta e sulle quali dobbiamo ragionare.
Sì, Pinuccia. Pinuccia, ha alzato la mano? Scusa. No, volevo, il dibattito è molto interessante. Volevo solo porre all'attenzione il fatto che il CO2 è dell'8,7% in Italia, in Germania un po' di più, e questo diciamo che ovviamente va analizzato, è evidente che è stato, cioè la causa soprattutto appunto i non spostamenti, eccetera. Però ad esempio si è dimostrato lo strumento dello smart working uno strumento importante, quindi la mia riflessione è diciamo di speranza, perché se noi davvero nei settori che diceva anche Graziella, e cioè la mobilità, il consumo, se noi provassimo diciamo a fare questo tipo di cambiamenti, capisco che la velocità del PER è molto più purtroppo ha degli effetti più rapidi rispetto ai cambiamenti culturali e di comportamento, però io sono molto d'accordo che c'è anche il discorso dell'effetto domino, ma c'è anche la riflessione da fare, cioè vi sono delle scelte anche di decisioni politiche, ad esempio lo smart working sicuramente potrebbe aiutare molto nella riduzione, perché l'abbiamo visto e l'abbiamo sperimentato nel 2019, nel 2020. Ecco, poi non lo so, volevo solo porre l'attenzione a questo dato che per me ogni volta che lo guardo dico cavolo, comunque cioè, i cambiamenti si possono fare anche rapidamente. Poi è chiaro che l'educazione e la conversione di ognuno deve essere poi sorretta anche da decisioni politiche che la devono diciamo sollecitare e evidenziare. Scusate, ma perché è molto interessante il dibattito. Posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Pinuccia? Certo. Certo. Ah no, sì, ma indubbiamente ci sono dei processi che noi non possiamo rallentare o impedire, però non fosse altro anche per una ricaduta nell'immediato, per la nostra salute, per la nostra qualità della vita. Noi dobbiamo tentare di migliorarla e dobbiamo tentare di lasciare comunque un mondo migliore a quelli che vengono dopo di noi. La mia premessa del mio intervento ho detto che stiamo andando tutti incontro a un suicidio collettivo, quindi c'è la consapevolezza che comunque certi processi non siamo noi nel piccolo a poterlo cambiare, però se noi nel piccolo possiamo comunque vivere un po' meglio in termini di inquinamento, di malattie, di salute, e permettere a quelli che vengono dopo di noi, che magari arriveranno, oppure che sono arrivati dopo di noi ma hanno ancora un'attesa di vita più lunga della nostra, mi sembra che sia un dovere che noi abbiamo. Poi senz'altro si inciderà minimamente, però io ritengo che un cambiamento di stile di vita, anche nel piccolo, anche nell'immediato, qualche ricaduta possa averlo. Ha ragione, però guardi che cosa dicono i nostri politici. I nostri politici parlano soprattutto di aumento della produzione. L'aumento della produzione vuol dire aumento dell'inquinamento. Non si può evitare. La bomba principale che può scoppiare sì, la bomba H, ma ce n'è una che scoppia continuamente e nessuno se ne accorge. È l'aumento della popolazione che non può essere tollerato. Viviamo in un ambiente finito. La produzione non può aumentare indefinitamente. È evidente che una soluzione di questo genere non passa neanche per la mente dei nostri politici. Non è neanche stata mai affrontata, così come non è mai stato affrontato il problema del rapporto dell'uomo con gli altri viventi. E questo è il problema principale.
che rapporto ci abbiamo con gli altri viventi? Vogliamo un mondo in cui ci siano 10-11 miliardi di uomini e poi ci sia altro che greggi e animali da abbattere per mangiarli? Assurdo. Il problema è talmente complicato che la politica neanche lo affronta. Litigano su scemenze che più scemenze non potrebbero essere. Non possono neanche discutere di questi problemi. Ne discutiamo noi. Non so se sia produttivo, forse sì. Sì, l'ho detto prima. È molto meglio che se ne parli che non, di non parlarne affatto. Nessuno prende la parola? Ti hai ammutonito. Graziella, forse puoi tentare le conclusioni. Scusa, perché parlavo col microfono tolto. Ma direi che senz'altro il mio discorso è molto utopistico. Evviva l'utopismo, è migliore della mancanza di utopismo. Ma no, però io sono una che pensa che comunque i tentativi vanno fatti. Certamente bisogna essere convinti nell'attuare determinate scelte, però giustamente se diventassimo tutti quanti vegetariani, se avessimo dei principi etici un pochettino più sentiti, non saremmo qua a raccontarci queste cose. Ecco, è quello il discorso. Perché sì, il discorso della competitività è giusto e è corretto. Infatti, qualsiasi soluzione che ci pensando anche allo smart working, no? Qualsiasi soluzione ci venga proposta comunque esalta la competitività tra le persone, è proprio un difetto della nostra società e quindi è un fatto genetico, come dicevo precedentemente. Però se non attuiamo questo cambiamento, se non ci proviamo almeno, è chiaro, il nostro destino, il destino di quello di quelli che vengono dopo di noi, ma non tanto dopo di noi, è decisamente segnato. Io penso anche che col piccolo valga la pena tentare. Anche il fatto che siamo qua, e che ne parliamo, e che comunque siamo tutte persone che bene o male siamo impegnate in questo settore o in altri, significa che riteniamo che sia opportuno farlo. Ma non credo che sia solamente per soddisfare il proprio ego, è anche per il desiderio di portare un minimo cambiamento, di stimolarlo quantomeno. Bene, dopo aver detto tante cose amare, cercherò di dirne una un po' meno amara. Guglielmo d'Orange del Re d'Inghilterra dice: non occorre sperare per intraprendere né riuscire né perseverare se abbiamo avuto successo. E cioè lui è un pessimista costruttivo,
Qualcosa di simile ha detto anche recentemente Galimberti. Probabilmente è così anche la Luisella Battaglia, che è talmente combattiva che non può che essere una a cui non importa di riuscire, importa di combattere. E così credo che dobbiamo fare anche tutti noi, non arrenderci. Perché se ci arrendiamo non ci sono più neanche questo gruppetto di utopisti a elencare le cose che avremmo dovuto fare. Grazie. Grazie a voi. Se nessun altro prende la parola, chiudiamo qui. Direi. Finuccia, vuoi concludere? Luisella è uscita, Pinuccia non risponde e forse... Scusate, non trovavo... Ci sono. Okay. Non trovavo più il... Perché sono col telefono, quindi non trovavo più il... No, io sono d'accordo assolutamente con Graziella, ma anche con le bellissime... osservazioni fatte dal professore, e cioè l'idea di una società fraterna. Io credo che noi dobbiamo comunque andare, ricordando anche un po' la Laudato Si, nella direzione della società fraterna, e quindi tutto quello che di positivo magari siamo anche riusciti a fare, cerchiamo di valorizzarlo e di proseguire in quella direzione. Io, cioè, appunto, un libro che si chiama Siamo ancora in tempo, tra l'altro si occupa proprio di agricoltura intensiva, ecco. Quindi io sono più su questa direzione, cioè probabilmente la situazione è gravissima, lo è di fatto, lo sappiamo, i rischi della sfida dei cambiamenti climatici sono altissimi, ma a mio avviso, come diceva Graziella, io sono convinta che comunque il nostro piccolo contributo può darsi anche che possa avere anche delle conseguenze. Alexander Langer era del suo parere, era un ottimista, a un certo punto diventò un pessimista e la cosa ebbe una conclusione tragica. Lo so, io ero amica di Alexander Langer e parlai proprio con lui della speranza. Perché io avevo fatto una tesi proprio sulla speranza di Jürgen Moltmann, e quando lui scrisse questa bellissima lettera addio a Petra Kelly, io gli telefonai e gli dissi, ma perché lui dice alla fine di questa lettera, Petra Kelly dice proprio è troppo arduo essere degli Hoffnungsträger, dei portatori di speranze, perché troppe appunto le invidie, troppe, insomma, queste sono le sue conclusioni. Però quando parlammo, alla fine anche in lui questa dimensione della speranza c'era, infatti ci ha lasciato il messaggio: continuate in ciò che era giusto. Lui voleva darci un esempio. Ora ho citato Alexander Langer, citerò un'altra persona lontanissima da questo tipo di uomo, Carlo De Benedetti. Ha fatto un bel intervento qualche giorno fa in televisione con la Lili Gruber. Ho comprato il suo libro. Ha tutte le ragioni del mondo, ma propone delle soluzioni, radicalità si chiama il libro, delle soluzioni radicali che non possono incidere su quelle che ho detto all'inizio, non possono incidere né sulla nostra genetica, né sullo scongelamento del permafrost. Però non possiamo cambiare la genetica, ma possiamo cambiare il nostro comportamento culturale. Non possiamo impedire che il permafrost si scongeli, ma possiamo arrestarlo al punto che si trova adesso. Forse possiamo, in un prossimo futuro potremmo cambiare anche la genetica. Potrebbe darsi che fosse questa la via di salvezza.
La polimerase chain reaction permette di tagliare il DNA e di inserire dei pezzi nuovi, modificando completamente la genetica. Può finire bene, potremmo diventare migliori, migliori tutti quanti, e prendere delle decisioni giuste, perché accanto all'aggressività abbiamo anche l'empatia che ci ha portati a quello che siamo adesso. Non è stata l'aggressività dell'australopiteco o del neandertaliano, è stata la sua empatia che ci ha portato alla situazione attuale. Ma potrebbe anche portarci a un cattivo risultato. Solo i più ricchi potrebbero poter usufruire del cambiamento della genetica e creare una razza di superuomini, i quali inevitabilmente si mangerebbero i poveri disgraziati come me. Una volta Monsignor Sgrecia mi disse: ma lei è il diavolo a dire queste cose. E io gli risposi: no, no, troppo onore, sono solo un povero diavolo. Speriamo che il cambiamento della genetica non prenda la strada di creare una razza di superuomini. Già ci ha provato un certo Hitler un po' di anni fa. Non è una strada percorribile. Vi ringrazio tutti, siete stati molto interessanti. Grazie, arrivederci. Bene, credo grazie. Che... Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti, ciao, buonasera. Ciao.